Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Continuiamo con la serie dei video dedicate alle criptovalute che hanno i migliori trend. Abbiamo visto già nelle scorse settimane alcune cripto low cap, alcune top cap, le abbiamo analizzate nel complesso, un po' l'atteggiamento, la fase ciclica, l'analisi tecnica. Oggi invece facciamo una cosa più carina, andiamo a vedere qualche criptovaluta, alcune cripto, le top 5 come sempre, che hanno i migliori trend al momento di breve periodo sul dollaro. E quindi per operazioni spot, operazioni veloci di trading, se dovessero continuare questo trend attuale, che vedremo oggi sono i trend migliori, i trend più puliti, i trend un po' meno volatili, diciamo meno ballerini, potrebbero essere un'occasione di profitto per le prossime giornate, quindi di breve periodo, proprio da trader. Ovviamente non sono consigli finanziari, ovviamente vi spiego un po' quello anche che è la mia mentalità di approccio in questa fase e come sempre andiamo avanti nel video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, io mi metto anche il mio Bitcoin d'oro qui, così più iscrizioni facciamo sul canale più Bitcoin pompa, ragazzi, si porta dietro tutte le cripto, quindi fate voi un po' la cosa, vale lo stesso per chi vi piace. Ma prima di andare avanti vi faccio il remind del Trading on Contest Summer 2022, cioè la gara di trading che faremo martedì 26 luglio dalle ore 10 alle ore 18 su Exchange FTX, sponsorizzato da loro, con il super premio di $1000 messo a disposizione dell'exchange per chi vince questa gara di contest. Tutte le informazioni le trovate, ragazzi, sul mio canale Telegram, che vi lascio ovviamente in descrizione, è gratuito, trovate la guida, la videoguida, il regolamento per partecipare, come si fa a gareggiare, come dovete fare, la creazione del sub-account per poter partecipare. Questa è la pagina di iscrizione, ragazzi, molto semplice, molto banale. Per iscriversi alla gara il 26 di luglio alle ore 10, start tutti insieme. Tra le altre cose, già da domani mi metto al lavoro per cercare di vedere e di gestire anche la live, perché ci sarà una live in diretta sul canale YouTube dove andremo a vedere tutto il contest insieme, ragazzi, e vedremo anche di ospitare qualcuno che potrà diciamo partecipare anche insieme a noi per fare un po' di formazione. Quindi Learning by Doing Trading Contest è fatto ovviamente non per speculare, ragazzi, ma per formazione, per cultura finanziaria e per stare un po' insieme. Bene, andiamo alle coin, ragazzi, del migliori coin con i migliori trend di breve periodo, quindi solo esclusivamente analisi tecnica in questo caso. Allora ragazzi, io ho messo una delle mie preferite in questo momento, che è Ethereum Name Service, quindi ENS, prima cripto che vediamo oggi, l'abbiamo già vista nei giorni scorsi, proprio questa mattina ha toccato il livello di resistenza più importante, ma finora ha sviluppato un trend molto bello, che è quello che vedete qui in questo momento. Vedete delle strutture di swing al rialzo con una campana rialzista poi centrale, con una fase rialzista più importante. Quasi tutte le cripto, ragazzi, stanno avendo questo tipo di atteggiamento perché sono molto correlate tra di loro, e soprattutto questo è un tipo di atteggiamento che ha avuto anche Ethereum, e quindi moltissime delle criptovalute hanno dei trend molto simili a questo di ENS. Tra le altre cose, ENS non è proprio il migliore dei trend che vediamo oggi, perché in realtà ancora non è in uptrend, perché è bloccato sul livello di resistenza. Questo però da un certo punto di vista potrebbe anche essere un po' un pro di questa criptovaluta, perché ragazzi, siccome stiamo facendo un video dedicato solo al trading di breve, qualora dovesse andare a breccare magari nelle prossime settimane questo livello di 13.60 dollari, ovviamente in close magari daily, potrebbe fare un flash pump, perché di solito questo tipo di cripto, soprattutto le cripto che non sono proprio grandi e nemmeno troppo piccole, insomma fanno bene, diciamo, questa cosa. Quindi potrebbe, perché no, magari potremmo avere un ingresso anticipato per il tentativo poi di questo break. Se dovesse andare in porto, poi magari ce ne andiamo qui, insomma, subito a guadagnarci un bel dollarone magari in questa zona, facendo un rialzino che già per il trading di breve andrebbe bene, insomma 20 punti senza leva, con una leva poi
aumenterebbe a dire basta. Quindi questa operazione è interessante. Ovviamente gli stop, ragazzi, sono molto lontani, quindi fate attenzione. Questo video di oggi analizza i trend delle criptovalute, che sono molto belli, però ricordatevi sempre, solo per trader pro, per chi sta cercando di imparare, soprattutto per chi vuole cavalcare questa fase che è strabiliante per i trader, perché secondo me in questa fase veramente si ci può fare tanto. Seconda criptovaluta in questione, Near Protocol, ragazzi, che sta sviluppando un trend molto simile a quello che abbiamo visto su ENS. Allora, fermo restando la questione legata al fatto che qualora Bitcoin o Ethereum dovessero reversare questa fase di breve periodo in un nuovo trend al ribasso, ragazzi, non ce n'è per nessuno dal mio punto di vista. Quindi qualora Ethereum o Bitcoin iniziassero a invertire il trend ritornando in bear market, operazioni di trading long secondo me vanno abbandonate in quella fase lì. Poi magari affronteremo invece quella che è l'opportunità di short selling, perché no, magari la prossima settimana ne parliamo. Invece di fare le liste dei trend migliori, facciamo la lista dei trend peggiori per fare attività magari di short selling. Allora, Near Protocol interessante perché sta creando una struttura basata su questo doppio minimo. Ora non è forte come alcune coin che vedremo oggi, ragazzi, le ultime, le più forti, le ho lasciate proprio per la fase finale del video. E però vedete, in questa zona sta tentando un breakout. Qualora dovesse avvenire una cosa del genere, anche in una situazione abbastanza non molto forte, diciamo anche un po' più deboluccia, potrebbe arrivare tranquillamente nel breve a $6, che poi è quello che ci interessa, perché in una fase del genere ci prendiamo questi altri 30 punti percentuali senza leva, che appunto è un target price di assoluto rilievo per chi fa trading intraday di breve, non è intraday questo qua, di breve periodo, quindi molto molto utile fare una cosa del genere. Qual è il livello in questo caso che proprio detta legge? Questo qui, cioè il precedente minimo, quello della zona del 27-28 di maggio, questo qui. Superato questo, ragazzi, probabilmente la fa la stessa cosa che ha un po' fatto Matic, no? Abbiamo cavalcato Matic questo mese, in questa zona potrebbe arrivarci, e quindi questa coin entra nelle top 5 con i trend migliori del momento per il trading di breve periodo. Passiamo invece alla terza coin, ragazzi, che è una coin secondo me insomma un po' diciamo banale, chiamiamola così, ma assolutamente ci sta in questa fase, Ethereum. Ragazzi, allora Ethereum il breakout lo ha già fatto ed è avvenuto proprio nella giornata del 16 di luglio, poi ha sviluppato immediatamente questo trend portandosi a un massimo di 20 punti. Ora, qualora fosse stato avviato comunque un long già al breakout precedente, anche Ethereum a questo punto potrebbe essere portato a casa come profitto di breve periodo, quindi per trading di breve periodo di qualche giorno. Qual è però la successiva livello di resistenza? Perché il trend di Ethereum in questa fase è discreto, non è male, perché sta facendo questa zona qui e poi ha fatto il famoso pump. A questo punto, dopo una fase che probabilmente chiuderà dal livello ciclico, potrebbe tentare il breakout di questa zona. Quindi qualora la fase di positiva, anche con leggerezza positiva, diciamo così, quindi di piccola positività, dovesse continuare per Bitcoin, potremmo assistere comunque ad un breakout di questo livello e, perché no, il tentativo di avvicinarsi a quest'ultima fase di livello di resistenza, che sono i 2100, e quindi fare di nuovo, nuovamente insomma praticamente lo stesso tipo di operazione di qualche giorno fa, questi 20-25 punti. Interessante anche Ethereum, perché si trova probabilmente in un ciclo di natura ternaria, di struttura insomma di 100 giorni, quindi un trimestrale probabilmente ternario, vedremo tra qualche giorno, e quindi potrebbe un pochettino ancora avere qualche giornata di rialzo. Attenzione, perché c'è solo un livello molto importante, cioè il pullback avvenuto del precedente livello di supporto più importante di tutti per Ethereum, che era appunto i $1700, qualcuno di voi se lo ricorda, per qualche mese fa, quando
Ne avevamo parlato, adesso è stato breccato al ribasso, scivolone, poi pullback, ma da manuale per la continuazione e la prosecuzione di questo trend al ribasso. Se fa una cosa del genere, ne parliamo magari nel video della settimana prossima, dedicato appunto alle coin che possiamo testare, diciamo, per uno short selling. Al momento ragioniamo appunto su Ethereum proprio con questa sua struttura. Una possibile fase, di arrivo in questa zona potrebbe essere anche un tentativo di buy the dip per questa criptovaluta. In ogni caso, resta uno dei trend migliori in questo momento. Passiamo ad un successivo ad una successiva criptovaluta che non ho mai menzionato, che è ApeCoin. Perché ragazzi, questo è un trend veramente molto bello, come vi spiegavo gli ultimi due che sono trend molto belli e li ho lasciati alla fine perché sono veramente i più belli di tutti in quanto hanno una linearità al rialzo, vedete, abbastanza pronunciata e molto pulita, quindi non sono trend con una grande oscillazione tipo con doppi minimi fatti così come quello che abbiamo visto su Ethereum, ma sono dei trend molto tendenti, con una tendenza al rialzo non troppo pronunciata, quindi proprio leggerini al rialzo, li chiamerei così. Ora, ApeCoin è sicuramente la più speculativa, così come anche la più pericolosa probabilmente delle coin che abbiamo visto, perché potrebbe essere semplicemente un rialzo dovuto a un pump momentaneo in quanto a poco storico e tra le altre cose un progetto abbastanza particolare, quindi bisogna ricordarsi questa cosa qui ragazzi. Però c'è anche da dire che a livello di resistenza il più importante era questo, il livello di resistenza che è stato proprio rotto il 18 di luglio. Il successivo in realtà è questo qui che ha già più o meno toccato, e poi successivamente c'è questa zona che corrisponde anche a questa fase di minimo, a questa fase di massimo. Allora, questi livelli di resistenza, ancora una volta, vedete, se dovesse magari riposare un pochino, perché questa candela che sta disegnando oggi è veramente brutta, quindi dovesse riposare un pochino, potrebbe essere interessante, perché no, magari nell'idea della continuazione di questo canale al rialzo andare a fare un buy, e poi dovesse appunto avvicinarsi in questa zona avremo nuovamente la possibilità di avere il nostro profit standard di questi 20-30 punti classici di un'operazione di trading di questo tipo, che può essere sufficiente quindi da portare a casa. Soprattutto quello che mi piace di più di questo trend, come vi dicevo ragazzi, è la questione che sia lineare, non frastagliato come gli altri trend. Ultima criptovaluta, la migliore di tutti, con il trend migliore di tutti in questo momento, è Uniswap ragazzi. Uniswap ha fatto un trend totalmente al rialzo, non molto frastagliato e abbastanza esplosivo, devo essere sincero, perché dai minimi di giugno ha iniziato una fase portando a casa intanto, vabbè, un 125 punti percentuali di estensione fra il minimo e questo livello di massimo, quindi già parliamo comunque di notevoli trend al rialzo. Ma poi soprattutto vedete come ApeCoin, un trend molto posato, molto lineare, addirittura non fa nemmeno un doppio minimo, quindi fa solo swing al rialzo, quindi un classico trend al rialzo con massimi e minimi crescenti. Dovesse continuare ancora una volta alla prosecuzione di questo trend, probabilmente con il breakout di questo nuovo massimo assisteremo a una nuova gamba di swing e rialzista, che è esattamente quella che vogliamo proprio per un'operazione di trading di breve periodo come quelle di cui stiamo parlando in questo video. Quindi questo livello, tra l'altro, è un livello di resistenza non rilevantissimo, questa zona qui, però c'è ragazzi. Vi faccio vedere però che la zona di supporto è un po' più vicina rispetto alle altre cripto, quindi in sostanza è $1 il livello di supporto. Probabilmente sotto questo livello sarebbe rischioso magari detenere la criptovaluta. Però cosa succede al breakout di questo livello di resistenza? Questa fascia di prezzo è tutta libera per la criptovaluta in questione e sono i classici 25-30 punti percentuali. Allora, tutte queste cripto sono messe nello stesso identico modo, con alcuni trend un po' più frastagliati, un po' più complessi da gestire, altri trend invece che sono più lineari come appunto ApeCoin e Uniswap. Sono anche molto variegate, perché a differenza delle precedenti coin che avevamo visto tutte appartenenti magari a un settore, quello del Web3,
E in questo caso abbiamo preso veramente delle cripto completamente diverse, insomma, tra tutte. Per esempio abbiamo il DEX di Uni, abbiamo la chain di Ethereum, abbiamo l'alternativa di Near Protocol, la questione NFT, cioè, insomma, le abbiamo prese un po' più variegate. Questo un po' consente anche di avere una diversificazione settoriale. È anche vero che le cripto sono correlate, quindi qualora appunto Bitcoin e Ethereum dovessero invertire in trend ribassista di breve periodo, non ce n'è per queste cose qui, ragazzi. Secondo me bisognerebbe abbandonare poi le operazioni long e attendere nuovamente, oppure fare lo short selling. Però in questa fase, che sembrerebbe continuare a livello positivo, perché ricordiamoci che oggi il reverse short è avvenuto perché Nasdaq sta perdendo, insomma, se dovesse continuare questa fase positiva sarebbe interessante, perché possiamo raggiungere un TP di 20 punti percentuali con questi tipi di operazioni, abbastanza belle ghiotte, diciamo. Sono operazioni interessanti senza leva, quindi un minimo di leva, insomma, con i future, ragazzi, per chi magari ha un po' di skills nel trading, ci fa portare a casa dei bei risultati in questa fase. Cosa ne pensate voi? Trading di breve periodo, lo ricordo, non sono consigli finanziari. E ricordatevi che dovete utilizzare gli stop ovunque, perché sono operazioni per rischiose ma interessanti. Cosa ne pensate? Ci sono dei trend migliori di queste nelle criptovalute, che sono comunque cripto importanti, quindi che comunque hanno un nome, un progetto dietro, anche una capitalizzazione discreta? Fatemelo sapere nei commenti, come sempre. E ragazzi, è venerdì, io vado a fare i miei giri di vacanza, e noi ci vediamo lunedì nel prossimo video. Ciao a tutti!